Ciao a tutti, terza e ultima parte della missione rifugio, ossia la prima di Splinter Cell Blacklist. Eravamo sul tetto della stazione di polizia, dopo aver dato un po' di allarmi, avevamo combinato un po' di pasticcio con un cane, ma ora siamo dentro alla stazione di polizia e ce ne andiamo quatti quatti verso il nostro obiettivo. Dobbiamo raggiungere la sala interrogatori e salvare Cobin. Non mi stanno seguendo. Hai scoperto dove si trova Cobin? Direi nella sala interrogatori, ultimo piano, lato sud. Briggs, via di qui. Prendi il furgone e troviamoci all'estrazione. Ricevuto. Sto entrando. C'è stato un caricamento a metà, ma è stato velocissimo. E ora ci viene invece suggerito di usare il cavo ottico. Ora, lì per lì noi stavamo un attimo provando a capire come si utilizzava il cavo ottico. Pensavamo fosse uno strumento da selezionare dalla ruota delle abilità. Abbiamo dato un'occhiata se era da qualche parte. In realtà è tutto molto semplice, ora ve lo facciamo vedere. Basta mirare verso la porta, verso il basso della porta, per far comparire il comando e quindi utilizzare questo cavo ottico che vi permette di guardarvi intorno e di eventualmente ingrandire anche la visuale o segnare i nemici che sono dall'altra parte. Potete effettuare il tag anche utilizzando i visori, soprattutto se avete dei visori tipo il sonar. Però è comunque interessante questa possibilità, anche perché potrete attirare un nemico verso la vostra posizione ed eventualmente sfondargli la porta sulla faccia. Non è gentile, però è decisamente funzionale allo scopo. Qui vi facciamo un attimo vedere come ci si muove, come ci si gira. E ora proviamo ad entrare, visto che comunque le guardie sono abbastanza lontane dalla nostra posizione e forse potremmo sperare di rimanere invisibili, soprattutto se utilizziamo queste coperture e con rapidità. Qui c'è un po' di tutto. A questo punto, utilizzando la pistola elettrica, abbiamo messo KO tutti. C'è stato dato un abbattimento trirotore, che è un po' inusuale, in quanto il trirotore è tutta un'altra cosa. Però intanto noi ci prendiamo $30,000 e non facciamo una piega. Interessante notare che si possono utilizzare anche le esecuzioni, chiamiamole così, cioè quello di taggare i vari nemici e poi premere il tasto Y, anche con le armi non letali. Si hanno messo su bottega nella stazione di polizia, hanno anche dei computer. Se li trovi, collega al tuo OPSAT, potremmo ricavare dei dati interessanti. Allora, Cobin non se la sta passando particolarmente bene qua nella sua stanzetta. Ora diamo un'occhiata, sbirciamo sotto e vediamo una sala interrogatori oltre la quale, oltre un vetro rotto tra l'altro, c'è proprio il nostro amico, tra virgolette. Se avete giocato a Splinter Cell Conviction sapete cosa aveva combinato Cobin, e quindi non è proprio, diciamo, un personaggio che ci dispiace vedere in quella situazione. Questo è invece un laptop, Charlie, anche questo, come le chiavette e come i personaggi da catturare, pare che abbia accesso alle sono presenti in tutti i livelli e ci danno tra l'altro anche parecchio denaro dopo essere stati hackerati da noi qui e da Charlie poi sul Paladin. Qua c'è un'altra porta, vediamo se c'è qualcosa. No, questo sembra solo uno sgabuzzino, quindi lo lasciamo lì dov'è. E proviamo un attimo a studiare un modo per non farci beccare, non farci individuare. Ora qui abbiamo capito che c'è questo vetro, quindi apriamo la porta e assistiamo a questa scena non particolarmente felice per Cobin, soprattutto. Te lo chiedo ancora una volta, perché sei andato dagli americani? L'ho detto, voi non c'entrate niente! Niente, lo giuro su... Cosa
Sì, stai dicendo che non siamo abbastanza importanti da essere traditi, è così? No! Non dico quello, no, no! No, 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 no! Intendo che... Ancora. Ma io... Tu parli un po' troppo. Io pensavo che voleste... Non pensare, ti mette nei guai. Ok, ok! Gli ho detto tutto quello che so, ok? Ho trovato Cole. È ancora vivo. Per ora. Allora, a questo punto noi dobbiamo salvare Cobin. Si può abbattere questo nemico che si sta guardando in un vetro. Ricordiamo che è un vetro da interrogatori, quindi noi vediamo loro, ma loro non vedono noi. Ed è ovviamente qui il trucco. Dopodiché non abbiamo esecuzioni da eseguire, quindi dovremo fare la vecchia maniera. Abbattiamo questo con un bel pugno e poi proviamo prima a sparare alla cieca, poi vedendo come funziona ci cominciamo a muoverci alla vecchia maniera. Grazie, grazie. Oh, chi sei? Cia? Ma cazzo, no, non ci posso credere! Sei per quella storia di Washington, io... Sta zitto! No, 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 non farlo, non farlo! Sei qui per salvarmi? Per salvare quello che sai. Siediti. Sam, si mette male. Le forze convergono sulla tua posizione. Il pacco è nostro. Briggs, dove sei? In posizione, attendo. Merda, mi salva per davvero. Muoviti avanti, andiamo. Ora, con il nostro pacco, dobbiamo andarcene dalla sala interrogatoria e portare fuori questo nostro alleato, chiamiamolo così. In questo caso non possiamo utilizzare le armi, ci diventa più complicato nasconderci in quanto non possiamo lasciare il nostro Cobin, e tutto sta nell'eliminare nel miglior modo possibile le guardie che rimangono qui in zona. Ora, la prima l'abbiamo eliminata, ricordatevi, noi l'abbiamo eliminata con una sana pistolettata e ce lo siamo tolti dai piedi. Tra l'altro si è anche facilitato il nostro compito in quanto abbiamo acquistato un laser che ci permette di capire anche meglio dove sparerà effettivamente Sam. Si può utilizzare anche in questo caso la pistola elettrica, che ci permette quindi di rendere inoffensivi i nemici senza eliminarli. In questo caso però abbiamo anche un'esecuzione fattibile. Qui il nemico però preferiamo eliminarlo alla vecchia maniera, e il secondo invece, senza troppi colpi alla testa, lo mettiamo KO prima che si accorga di quello che sta succedendo. Vede cadere il compagno, ma poi finisce abbattuto. Non ho nemmeno le scarpe. Muoviti. Che cazzo fai? Aggrappati. Cosa? Perché? Fallo. Vai, vai! Merda! Briggs, stiamo arrivando. Ed ecco che finisce il primo livello di Splinter Cell Blacklist. La cosa interessante è che ci vengono spiegati gli stili di gioco. Li avevamo già un po' capiti giocando, ma lui il gioco comunque ce li rispiega. C'è Fantasma, Pantera e Assalto. Questi sono i metodi per ottenere punti per ognuno di questi metodi qui. E tra l'altro ciò rende fattibile eseguire tutti i livelli padroneggiando ognuno di questi tre punteggi. Padroneggiare significa ricevere un punteggio sufficientemente alto da superare una soglia
di scelta dal gioco che in pratica ci assegna la dominazione di quel particolare livello con quel particolare stile. Qui abbiamo eseguito degli abbattimenti pantera, nel senso che abbiamo effettivamente eliminato dei nemici, e qui ci viene detto che abbiamo eseguito tre uccisioni assalto, cioè durante, diciamo, l'allarme delle guardie. Siamo stati abbastanza bravi, nel senso che abbiamo eseguito quasi tutti i fantasma. Qua ci veniva chiesto di completare lo stage in 65 minuti, quindi capite che i livelli sono particolarmente lunghi. L'abbiamo completata in 48, abbiamo nascosto due corpi, abbiamo trovato quattro percorsi segreti, e questo è il risultato finale, che poi viene però si viene a concretizzare in denaro sonante. Quindi tutti i punteggi che avrete ottenuto durante i livelli diventano soldi che potrete poi spendere. Parla. Ok. Sei settimane fa mi contatta un cliente. Voleva armi da fanteria, dei Katyusha, un cazzo di lanciamissili. Ed era pure disposto a pagarmi bene. Era un buon affare, ma troppo buono. Le armi del primo attacco Blacklist. Vendo armi a un sacco di gente, ok? Ma di solito non colpiscono basi americane. Chi è stato? Tutto quello che so è che continuavano a parlare dell'attacco all'ambasciata di Vienna. Ne andavano fottutamente fieri. In quell'attacco sono morti centinaia di innocenti. Sì, merda, è ciò che sto dicendo. Questo tizio è un mostro, un orco bastardo, ok? E lui non lascia mai tracce. Ai, giornata di merda, dico bene? Questo qui... Cosa? E questo che cazzo è? Ti sei consegnato per la protezione. È per non farmi uccidere da voi stronzi per Guam, già. Briggs, porta via tu questo bel carico. Con piacere. E questo che significa? Grim, tu e Charlie scoprite tutto quello che potete sul misterioso cliente di Cobin. Si va a caccia. E qui termina il nostro giocato sulla prima missione di Splinter Cell Blacklist. Speriamo vi sia piaciuta, noi continueremo con le altre nei prossimi giorni. Ciao a tutti!